corso dell'ultimo quarto di secolo, nelle società occidentali ed in particolare nelle città, le disuguaglianze sono enormemente cresciute. Su questo non vi può essere discussione. Il mondo globalizzato è un mondo nel quale nel 2015 l'1% più ricco dell'umanità possedeva più del restante 99%, un fatto che lascia sgomenti e indignati. Sappiamo inoltre che le disuguaglianze si concentrano innanzitutto nelle città, nelle aree urbane, nelle megalopoli dei paesi emergenti e di quelli più poveri. In questi luoghi, ma anche nelle nostre città, l'ingiustizia sociale è anche ingiustizia spaziale. Per l'urbanistica, il tema della giustizia spaziale va declinato con attenzione, in tutte le sue dimensioni e implicazioni. C'è in prima istanza una questione di giustizia distributiva, che ci domanda piani, progetti in grado di spostare una quota di risorse dai più ricchi ai più poveri. Come? Attraverso la produzione di dotazioni, servizi, beni pubblici. C'è poi una questione di cittadinanza, che attiene alla definizione di un insieme di diritti universalistici, spazialmente definiti, che delineano delle condizioni minime della convivenza civile. Temi tipicamente urbanistici, come quello della mobilità, della casa e della salubrità, ci costringono a un difficile esercizio di ricostruzione di un senso della cittadinanza spaziale. C'è infine una questione di natura simbolica. Se è vero che non sappiamo oggi cosa sono e dove sono le periferie della città, possiamo tuttavia identificare dei luoghi che hanno uno straordinario valore simbolico, nei quali la povertà materiale è spesso l'altra faccia di quella culturale, dove i poveri sono fastidiosi, violenti, ci mettono paura. In questi luoghi l'urbanistica dovrebbe tornare a progettare, a ridosso delle pratiche e dei corpi, costruendo tattiche e strategie che si misurino davvero con la carne del mondo. Progetti esemplari nei quali si fa corpo con la fatica quotidiana, con la sventura, con il dolore, si definiscono azioni capaci di reimmaginare nuove relazioni tra spazi e società insediate. In altri termini, si tratta di comprendere a fondo, senza alcuna immagine geografica e consolante, la miseria del mondo e in questa miseria mettere alla prova le nostre migliori risorse progettuali. C'è poi la questione ambientale, che è in prima istanza una questione ecologica. Le implicazioni di questa constatazione per un ripensamento dell'urbanistica sono impressionanti. La più significativa è che l'urbanistica del XXI secolo non è chiamata solo a svolgere un ruolo essenziale nella definizione di politiche ambientali sostenibili, contenimento e in prospettiva azzeramento del consumo di suolo, riconversione energetica del patrimonio costruito attraverso un'attenzione ai materiali e ai processi di costruzione e di recupero, progetti integrati per gli spazi aperti, i parchi, le reti ecologiche. Una prospettiva ecologica è anche, e forse prima di tutto, un punto di vista che dà centralità alla materia del mondo, ad un rapporto con la vita delle cose, naturali ma anche inanimate, che non le pensa di contro, ma nella loro implicazione con il nostro essere, a nostra volta corpi fatti di mondo, corpi intramati con la materia, oggetti, relazioni, senso, che supporta, fornisce appigli, fa resistenza alla nostra esperienza. Dunque, certamente, le politiche urbanistiche devono essere considerate un tassello importante, ma ovviamente non esclusivo, del tentativo di governare i problemi del cambiamento climatico, dell'esaurimento delle risorse scarse, dell'inquinamento e della congestione urbana. Per concludere, si tratta di assumere una prospettiva neomaterialista che riporti l'urbanistica a contatto con la nostra esperienza dell'essere nel mondo, che assuma tale essere nel mondo nella sua necessaria dimensione materiale ed ecologica. Buonasera, benvenuti al secondo appuntamento di questa sesta edizione di Città Bene Comune. Città Bene Comune, che lo ricordo, è un ambito di riflessione, dibattito sulla città, il territorio, il paesaggio e le relative culture progettuali, prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Questa edizione è patrocinata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dalla Consulta Regionale Lombarda dell'Ordine degli Architetti e dal Comune di Milano. Ed è poi stata sostenuta dal punto di vista della comunicazione da Arcipelago Milano, da Planum, The Journal of Urbanism, dal Centro Studi PIM, dalla Società Italiana degli Urbanisti, dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. Grazie a tutti per questo prezioso sostegno. Questa sera abbiamo qui con noi il professor Gabriele Pasqui, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a discutere del suo libro, il suo ultimo libro, Urbanistica Oggi, piccolo lessico critico, edito da Donzelli nel 2017.
un libro che, contrariamente a molti testi di urbanistica, si legge facilmente perché è ben scritto, è chiaro e non si nasconde dietro a un linguaggio tecnico come talvolta accade. Mi permetto dunque di invitarvi ad acquistarlo, è in vendita qui fuori nel banchetto allestito dalla libreria di quartiere di Viale Piceno 1 qui a Milano. Perché abbiamo invitato Gabriele Pasqui qui alla Casa della Cultura e perché proprio con questo libro? E intanto c'è una ragione di contenuti. Non entrerò nel merito perché se ne occuperanno gli altri ospiti di questa sera che tra poco vi presenterò, ma come avete sentito anche dalla lettura introduttiva di Stefania Patrignani, che ringrazio molto, in questo libro ci sono più di un tema e più di una proposta su cui mi pare si possa essere d'accordo. Mi riferisco per esempio alla necessità per l'urbanistica di affrontare o tornare ad affrontare seriamente le diseguaglianze sociali e spaziali, la questione ambientale, quella della casa, dei servizi e molte altre cose ancora che trovate scritte. Ma c'è soprattutto una ragione di carattere culturale e forse perfino politico che appare in sintonia con le attività di Città Bene Comune, che come sapete si propone di contribuire alla promozione di una cultura urbanistica diffusa e a far sì che l'urbanistica e con essa i temi della città e del territorio riconquistino un ruolo all'interno del dibattito pubblico. Forse una pia illusione, ma insomma ci proviamo. Questo perché siamo convinti che non possa esserci cittadinanza senza consapevolezza di ciò che succede intorno a noi e non possa esserci consapevolezza senza un qualche tipo di supporto culturale, di strumento che ci aiuti a interpretare la realtà. Questa è la ragione per cui dal 2013 annualmente ci troviamo qui alla Casa della Cultura a parlare di libri riferibili a un ambito culturale che nella società civile non gode certo di un grande successo, quello urbanistico appunto. E la ragione per cui settimanalmente pubblichiamo sul sito web della Casa della Cultura e sulle pagine Facebook del Dipartimento d'Astu commenti che, almeno idealmente, proseguono tengono vivo il dibattito che avviene qui in questa sede, in queste poche serate che ogni anno organizziamo. E infine questa è la ragione per cui abbiamo deciso, anche sfidando certe consuetudini accademiche o culturali, di mantenere aperto questo dibattito alle differenti posizioni culturali, cosa che ha suscitato attenzione direi a livello nazionale, ma anche qualche malumore, qualche critica, di cui prendiamo atto. D'altra parte la formazione di un pensiero critico è imprescindibile tanto dalla conoscenza quanto dal confronto aperto, plurale e franco, che poi è quello che storicamente è avvenuto qui e per cui la Casa della Cultura è nota non solo qui a Milano. Ecco, anche Gabriele Pasqui, come ci ricorda lui stesso, non è propriamente un urbanista, ma insegna urbanistica e dirige uno dei dipartimenti più importanti di urbanistica e non solo in Italia, ritiene necessario, scrive nell'introduzione del libro, una riflessione aperta, anche spietata, sui nostri saper dire e saper fare. Riflettere sul senso delle forme tecniche e istituzionali dell'azione di regolazione e progettazione della città e dei territori, scrive, sembra indispensabile in una fase nella quale tanto il valore sociale e civile di tale azione quanto la robustezza e la chiarezza del suo profilo scientifico e tecnico appaiono opache. Possiamo dunque considerare questo libro come una mossa di apertura per alimentare, leggiamo ancora nell'introduzione, una discussione paziente ma anche generosa sulle possibilità e sui limiti del discorso e del fare urbanistica, oggi in Italia e in Europa. Una discussione che avvenga in uno spazio di dialogo libero, aperto e non preconcetto e che, si augura Pasqui, ma noi con lui, non sia limitata agli addetti ai lavori, perché solo se i temi della ricerca e di progetto dell'urbanistica diventano parte di una più ampia discussione pubblica, afferma, i saperi di questa disciplina possono legittimamente aspirare a giocare un ruolo importante nella nostra società. Ecco, questa è la ragione principale di questo incontro
E questa è la sfida non facile che spero vorranno cogliere Francesca Governa, che vedete qui al centro, professore ordinario di geografia economico-politica al Politecnico di Torino, Francesco Infussi, professore ordinario qui alla mia destra di urbanistica al Politecnico di Milano e già co-direttore di territorio, e Camilla Perrone, professore associato di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università di Firenze. Grazie anche a voi per aver accettato il nostro invito. Lascio la parola. Grazie. Lascio la parola a Francesco Infussi. Grazie. Dopo l'introduzione ostensiva della gentile lettrice che ci ha portato dentro il libro nei suoi contenuti, io vi vorrei proporre di fare un passaggio che secondo me è obbligato recensendo questo libro, e cioè occuparsi innanzitutto di dire come il testo è fatto. E cioè vi inviterò a prendere sul serio il termine lessico che è usato nel titolo. Va detto che il lessico non va confuso con un dizionario linguistico né con un lessico enciclopedico. È un genere testuale debolmente strutturato il lessico. È un testo descrittivo, è una forma testuale aperta, l'ordine alfabetico consente letture personalizzate. Sono numerosi i percorsi che il lettore può fare. È un testo che va consultato. E i lessici sono dei dizionari specialistici che riportano dei termini specifici legati fra loro da una qualche affinità, da un tema, che però perimetra il campo e stabilisce la pertinenza dei termini. Ad esempio quelli relativi ad una disciplina. In questo modo si attivano dei processi di assoggettamento e di esclusione delle parole nel discorso, che sono sufficienti a definire una specificità, il campo di pertinenza, anche le modalità di possibile cambiamento dell'oggetto di cui parla il lessico. Scrivere un lessico a riferimento ad una disciplina significa dare una definizione implicita di quella disciplina. Significa porre dei limiti al campo noetico, direbbe Tullio De Mauro, dell'urbanistica, cioè a ciò che è dicibile e pensabile entro i limiti di quel linguaggio. Può essere un testo che codifica un accordo tra membri di una comunità scientifica, e non è questo il caso. Nel caso in cui i lessici assumono una forma ibrida, invece, aspirano invece alla condivisione, come nel caso di cui stiamo parlando. Siamo di fronte alla presenza di voci che riprendono e consolidano posizioni abbastanza diffuse, anche se non totalmente, introducono accezioni particolari e a volte hanno anche degli accenti eccentrici. Sono numerosi i testi che negli ultimi 20 anni sono stati pubblicati che hanno questa forma, da varie discipline, prevalentemente in forma ibrida, ma sono molti proprio nel campo delle discipline dello spazio. Adesso non posso farvi l'elenco, comunque vi cito Small, Medium, Large, Extra Large di Colas nel 1995, fino all'opera monumentale di Topalov del 2010, L'Aventure des mots de la ville. Due libri molto diversi fra di loro, ma che usano questa stessa forma testuale. E l'addensarsi di questo tipo di testi
in alcuni periodi, segnala, a mio parere, il momento in cui si ritiene necessaria una ristrutturazione del pensiero, periodi di autoriflessione, di cambiamento delle discipline dello spazio, momenti in cui si riconosce una insufficienza da parte di linguaggi in uso a riconoscere e nominare il mutamento, eventualmente l'innovazione, mutamento che sembra emergere nelle modalità di occupazione dello spazio, quindi nei fatti materiali, e anche però nelle pratiche sociali e disciplinari che li riguardano. Dovrebbe essere evidente che una disciplina non è riducibile al suo lessico, e tantomeno lo è l'urbanistica. C'è naturalmente dell'altro, ci sono delle pratiche, ci sono altre forme testuali che descrivono quelle pratiche, le codificano, i trattati, i manuali, le leggi. E queste però sono forme che, potremmo dire adesso molto brevemente, scusatemi la sintesi, mal si adattano a questi tempi complessi e di rapido mutamento. Il lessico è un testo più agevole, rapido per fare il punto, è emendabile facilmente, le voci possono essere aggiunte o tolte, è un libro che può avere una sua provvisorietà, così inteso. E quindi la forma testuale del lessico è impiegata nei casi che ho citato, oltre la sua mera funzione descrittiva e regolativa, e si costruisce invece in una forma ibrida, nella quale l'argomentazione e la valutazione personale prendono il sopravvento. Ed ecco perché l'aggettivo critico messo l'autore a fianco della parola lessico. Perché sembra utile questa forma testuale all'autore? Non ce lo dice. Certo, l'autore afferma che il volume ha lo scopo di restituire una riflessione sul senso, cito, sul senso delle forme tecniche istituzionali dell'azione di regolazione e di progettazione in un momento di opacità del profilo tecnico e scientifico dell'urbanistica. Come vedete, i motivi coincidono con quelli che prima citavo e che mi sembrano giustificare l'emergere di questo tipo di testi. Si tratta per l'autore di una mossa di apertura, usa questi termini, per alimentare una discussione, quindi ne denuncia la provvisorietà, ma anche ne presuppone anche la fertilità a delle attese. Non è un testo che ha l'ambizione della codificazione, la forma testuale è impiegata strumentalmente, tra poco tornerò su questo. Il discorso non tende alla riduzione, è un discorso che invece si espande, cioè un discorso che costruisce in maniera densa i suoi significati, rappresenta situazioni, costruisce problemi e i loro trattamenti, aggiungendo all'esperienza, quindi ai dati, ai fatti, qualcosa di addizionale che li interpreta, che dà loro un senso specifico, e tenta inoltre di convincere, muovendo a volte argomenti di tipo etico. Il discorso non ha una funzione regolativa e un carattere denotativo, ma ha una funzione argomentativa e un carattere connotativo. Il testo però ha poi una particolarità, perché assume in chiusura della larghissima parte delle voci, la quasi totalità, una funzione prescrittiva. Le voci si chiudono con un imperativo, si usa il verbo deve, dovrebbe, che hanno conseguenze queste frasi sulle pratiche di progettazione. Quindi non come l'urbanistica è oggi, ma come necessariamente per l'autore l'urbanistica dovrebbe essere a fronte delle sfide e delle condizioni in cui oggi opera. E argomenta quindi un orientamento
auspicabile delle pratiche chi sono i destinatari di questo libro? È un insieme vasto di soggetti, perché esplicitamente mi pare di poter dire che il libro vuole avere influenza diretta sulle pratiche di progettazione, ma io direi anche su quelle di ricerca. Non sono pochi gli inviti a intraprendere indagini e ricerche su una serie di temi. E alcune voci si chiudono con inviti di carattere decisamente politico, in modo da connotare una politica riformista di carattere nazionale. Quindi urbanisti, progettisti, ricercatori, ma anche la società. Infatti l'autore auspica che la discussione non sia limitata agli addetti ai lavori. I lemmi sono opere di una scelta tendenziosa, dice l'autore, e restituiscono il suo personale percorso di ricerca e riflessione. Vi ricordo che l'autore non è urbanista di formazione, non è neanche architetto di formazione, anche se penso abbia la tentazione di diventarlo. E questo costituisce un profilo particolare, secondo me, dell'osservatore. Adesso non vorrei adularlo troppo, ma altri in passato hanno ricoperto un ruolo analogo. Provenendo dall'esterno si riesce ad avere uno sguardo un po' più disincantato, si riesce a non essere affetto da presupposti riduttivi che derivano dalla formazione scolastica. E quindi è un punto di vista anche privilegiato, secondo me, il suo. La costruzione di un lessico non è indipendente dai nostri desideri, ma non è neanche frutto esclusivo delle nostre preferenze. Perché? Perché noi ereditiamo dei dizionari. E l'introduzione di variazioni all'interno dei dizionari è operazione che deve fare i conti con delle inerzie notevoli, e deve essere anche attività pervasiva e consensuale se si intende avere un esito positivo dell'opera di convincimento. Nei lemmi che compaiono in questo volume sono scarsissime le concessioni alla moda, alla contingenza. Non dico quali sono le voci che non ci sono, perché altrimenti chi pensa che queste voci siano interessanti penserebbe subito di essere tacciato di uno che va così alla moda. Anche però, se alcune di queste voci sono impiegate nel testo, fanno parte di un gruppo, potremmo dire, di secondo rango, che deve essere mobilitato a partire dal senso che si dà ad altre parole. Per esempio la parola crisi presuppone poi l'uso di parole come riciclo, come temporaneità. Si potrebbe fare una recensione a partire solo dalle assenze, ma non è questo quello che mi interessa in questo momento. Perché insomma va detto che si tratta di un lessico che non si struttura sui neologismi, cioè non si affanna ad accogliere nel corpus del linguaggio urbanistico tutta quella fioritura di parole che è generata in ogni periodo denso di incertezza e di riflessione critica, anche autoriflessiva. Gli anni 90 sono stati anni esemplari al riguardo, ma anche l'ultimo decennio non è stato da meno, salvo poi dimenticare queste nuove parole che all'inizio sembravano insostituibili per ritornare a quelle più solide una volta riviste alla luce di quanto avvenuto. Quindi questo lessico riflette innanzitutto sui termini più radicati e tradizionali, proponendone delle interpretazioni aggiornate, declinazioni opportune.
che generano delle linee di azione, degli orientamenti differenti o parzialmente differenti da quelli del passato. E in questo senso a me pare che il progetto sia molto ambizioso, perché proprio perché si occupa prevalentemente delle parole più tradizionali, invita a riflettere sul sapere ereditato e a modificarlo, e all'ambizione quindi di andare più lontano, di stabilire un fronte di ricerca, di discussione e di progettazione oltre i limiti della contingenza. Le parole appartengono a ordini diversi, se ne può fare una prima mappa, ma credo che ognuno dei lettori abbia la propria. Ne ho riconosciute almeno 4 classi, però si possono rivedere e rideclinare queste. C'è una serie di delle parole consolidate che vengono sottoposte a un lavoro di nuova declinazione, parole che ci aspettiamo di trovare, spesso integrate con altre con un trattamento eccentrico. Abitare, casa, ma declinato con scuola, città, governo del territorio, mobilità, piano, politica e politica, progetto, regolazione, strategie, tecnica, tecniche, terra, territorio, urban design, welfare materiale. Ci sono poi parole che segnano il periodo storico che stiamo vivendo: crescita, decrescita, crisi, diseguaglianze, ecologia, ambiente, mercato, rendita, finanza, dove qui l'accento più forte è su finanza e mercato, sviluppo e tecnologia. Con tra parentesi smart. Sullo sfondo termini che riguardano le condizioni del progetto urbanistico in genere: conflitto, differenze e varietà, democrazia, partecipazione, istituzioni, riforme, popolazioni, potere, pubblico, tempo. E poi parole che segnano un po' il punto di vista dell'autore, che, come dire, individuano un po' alcune delle sue ossessioni e anche derivano un po' dalla sua formazione: conoscenza, dispositivi, limite, possibilità, riflessività, sospensione, scrittura, scritture. Probabilmente non sarà d'accordo Pasqui con questa classificazione. Ecco, se ho ancora 5 minuti, vorrei fare un esperimento di una lettura trasversale di 4 voci, tra le più tradizionali, cioè piano, dispositivi, progetto, tempo e conoscenza. E Pasqui propone una forma di piano che lui dice semplice, asciutto e realistico. Uno scenario che identifichi una strategia spaziale, delle regole per la cura e la trasformazione del territorio consolidato, master plan per delle trasformazioni rilevanti, intesi come linee guida e indirizzi per la progettazione. Quindi io direi non necessariamente dei piani volumetrici. Non è una forma nuova di piano, riprende alcune forme esistenti, interpreta differenti tempi della trasformazione, diversi oggetti e durata dei documenti, possiede una sua flessibilità, ma anche come tipi di piani che sono in uso oggi, anche delle rigidità. Si potrebbe discutere su ognuno di questi elementi. Io qui vorrei dire che il piano non lascia conseguenze solo sul corpo fisico della città, come afferma Pasqui nel suo testo, ma anche sull'immaginario, e questa è una voce che avrei inserito al pari della voce conoscenza. Come Bachelard penso che esista una realtà dell'immaginario e che l'immaginazione non consista in un'attività precognitiva. Ogni progetto lascia un deposito sull'immaginario collettivo, anche progetti che non si realizzano.
Questa dimensione è particolarmente difficile da trattare esplicitamente, ma il suo ruolo nel generare interpretazioni, azioni, reazioni e conflitti nel campo delle politiche urbane e della pianificazione è fortissimo e anche poco studiato. Avere cura di questa dimensione, che in parte è sfuggente nella costruzione del piano e nella definizione della sua forma, significa operare nel campo della partecipazione e della consultazione della popolazione in modo non riduttivo, ma soprattutto pone dei temi importanti nelle sedi destinate alla formazione dei tecnici. A riguardo sempre delle forme di piano, l'autore avverte anche come le pratiche urbanistiche siano un campo assai complesso, irriducibile al piano, proponendo una riflessione sui dispositivi. È necessaria, sono molto d'accordo su questo, una riflessione sulla forma dei progetti, di ogni scala e di ogni natura. Il sapere urbanistico produce piani, progetti, regole e politiche. Ognuno di questi prodotti ha la necessità di essere rinnovato nella sua forma, nelle sue forme. E ciò apre ad un lavoro importantissimo e difficile che ha la sua sede in una sperimentazione continua e che non può accontentarsi dei successi che raggiunge eventualmente. Ogni situazione spazialmente e storicamente determinata porta a definire spesso forme diverse del tutto specifiche, che vanno, a me sembra, preservate dalla tentazione della codificazione immediata, che comporta il rischio rappresentato dalla inapplicabilità del modello ad altri casi specifici. Pasqui propone una concezione del progetto come attività esplorativa e interpretativa, contestuale, radicata nella contingenza, aperta all'imprevisto. È una concezione che mi è molto vicina. Occorre pensare al progetto in modo plurale. Si fanno progetti per esplorare, per conoscere le situazioni, metterle in tentazione, direbbe De Carlo, sondare la disponibilità alla modificazione dei contesti, direbbe Sabonà, ma poi si deve essere anche disponibili a buttarli via, questi progetti. Si fanno progetti per interloquire, per raccogliere reazioni, ed occorre essere disponibili alla loro variazione. Si fanno progetti per parlare con altri momenti della progettazione, a volte lontani da noi, nel tempo e anche nello spazio. L'urbanistica abbandona sempre il proprio progetto nelle mani di qualcun altro, e nella costruzione di un qualsiasi progetto occorre pensare nella forma del progetto a trattare questo tema. E si fanno infine progetti da portare in cantiere, certo. Ci sono anche progetti di questo tipo, per realizzare quanto prefigurato, salvo poi constatare che l'eventuale rilievo di quanto realizzato non è del tutto corrispondente a quanto disegnato. In tutti questi casi occorre immaginare forme del progetto appropriate, con linguaggi diversi ed adatti ai diversi destinatari. Una concezione plurale del progetto porta a pensarlo come un processo di interazione sociale, all'interno del quale il nostro ruolo non è il principale. E quindi le modifiche, gli aggiustamenti del quale il progetto sarà oggetto non devono essere intesi come deviazioni da una origine pensata come testimone dell'unica configurazione possibile e autentica, ma come parte costitutiva del processo di progettazione. Tutto ciò fa emergere la questione del tempo. Dice Pasqui, un tempo rallentato e aperto del progetto urbanistico, una concezione che conduce a intendere la previsione come messa alla prova, dice Pasqui, delle conseguenze possibili. Il tempo futuro non come uno stato di cose, ma un lavoro sugli effetti potenziali. A me sembra che la progettazione del tempo sia parte del progetto, che ne sia incorporata. Ogni progetto implicitamente o esplicitamente propone anche il tempo che lo riguarda. A volte possiamo riconoscere nelle forme il loro tempo necessario, se si è abbastanza allenati per riconoscerlo,
E per questo possiamo dire a volte che un progetto non è convincente, perché il tempo che presuppone non corrisponde a nessuno dei tempi possibili. Così a me sembra, come le determinazioni del progetto nel campo fisico e procedurale, anche le determinazioni del progetto nel campo temporale sono oggetto di interpretazioni e modifiche durante il processo di progettazione. Così il progetto dello spazio, come il progetto dello spazio, anche quello del tempo deve essere aperto a differenti futuri, a differenti velocità e forme. In chiusura vi faccio notare che c'è un aspetto, se volete un effetto collaterale di questo libro. È un aspetto che si coglie se, anche qui, se si è sufficientemente attenti e disponibili a riconoscerlo. C'è un implicito invito agli urbanisti ad avere cura delle proprie parole, parole in uso nelle teorie e nelle pratiche. Dovrebbe essere evidente che avere cura delle parole significa coltivarle, potarne alcune, piantarne di nuove, ma soprattutto innestare, riscrivere il significato in relazione al mutare di quadri di senso che cambiano continuamente. Il geografo svedese Gunnar Olsson, ormai più di 40 anni or sono, ci avvertiva che ci troviamo nella condizione di dover comprendere cosa si debba fare in un mondo che muta appena lo si tocca, utilizzando termini il cui significato muta insieme ai fenomeni cui si riferiscono. E non è un caso che la fortuna di Olsson in Italia sia proprio tra gli anni 80 e 90. Le parole sono lente, oppongono un'inerzia al cambiamento. Grazie del suggerimento. Ho finito. Sono più lente delle mentalità. C'è Pier Lavedan che diceva in un libro degli anni 50 che nel regno di Napoleone I il linguaggio degli urbanisti, non so se si potessero chiamare urbanisti i tecnici all'epoca di Napoleone I, il linguaggio degli urbanisti dell'epoca impiegava le parole dei contemporanei di Luigi XVI, mentre il pensiero era già quello di Haussmann. Parole lente, quindi, oppongono un'inerzia al loro cambiamento profondo, sono più lente delle mentalità, ma sono anche un palinsesto, perché se ogni linguaggio nuovo non adoperasse le parole di un vecchio linguaggio, per dirla con Giulio Preti, ogni novità risulterebbe incomprensibile e in ultima analisi extrastorica. Grazie. Grazie a Franco Infussi. Francesca Governa. Allora, sì, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Dunque, sono contenta di parlare dopo Franco Infussi, che ha già presentato in maniera estremamente dettagliata e esauriente come è costruito questo libro, che secondo me è un libro estremamente difficile da presentare, proprio per la sua forma di lessico, nel senso che ognuna delle voci che costituiscono questo libro meriterebbe una discussione a sé, che ovviamente è fuori dalle possibilità non solo di stasera, senz'altro delle mie capacità di entrare nel merito delle cose. Quindi, visto che questo non lo so fare e non c'è il tempo di farlo, fortunatamente, provo a fare un'altra operazione. Provo a fare una lettura di un libro di urbanistica scritto da un non urbanista da parte di una non urbanista. Io sono geografa e quindi diciamo, abbiamo una serie di non che si confrontano intorno a questa cosa. E in particolare provo a mettere in evidenza due cose. La prima cosa sono alcuni temi trasversali che viaggiano nel libro, che viaggiano fra queste parole, e la seconda cosa è
una cosa, un aspetto che forse è poco interessante, ma proverò a renderlo un po' più interessante, cioè le parole che mi sono piaciute di più. Quelle che secondo me più di tutte le altre fanno riflettere. I temi trasversali. Allora, Gabriele lo dice nel suo libro, ognuno di noi ha delle ossessioni e queste ossessioni pervadono molto, forse tutto quello che noi facciamo. Io sono una fautrice del valore positivo dell'ossessione perché mi sembra l'unico modo per trattare le mie. E comunque sia, in questo libro ci sono delle ossessioni, o almeno delle questioni, dei temi di fondo che non sempre hanno una voce esplicita, però sono dei temi, delle questioni di fondo che attraversano molte delle riflessioni che sono contenute in questo libro. A me sembra che la prima di tutte sia la responsabilità, cioè la responsabilità civile, politica, non lo so, di prendere posizione. Sia singolarmente, e questo Gabriele lo fa con questo libro, perché anche la scelta delle parole da includere, quindi di quelle da escludere, è una presa di posizione intorno alla questione dell'urbanistica, ma è anche una, diciamo, una chiamata, una presa di responsabilità della disciplina dell'urbanistica, una riflessione dell'urbanistica sull'urbanistica. Un aspetto su cui torno dopo e che rimanda a una di quelle parole che mi sono piaciute di più e anche forse una delle parole più problematiche. Questa assunzione di responsabilità a me sembra estremamente importante, un'assunzione di responsabilità sia singola sia, diciamo, collettiva, di libri di riflessioni sulle crisi delle discipline, sulla crisi dell'urbanistica, sulla crisi della geografia, non ne parliamo. Ce ne sono tantissimi, normalmente sono libri mortalmente noiosi, rivendicativi, che includono lamenti. Noi sappiamo fare un sacco di cose, ma c'è sempre qualcuno che non ci permette di farle, siano i cattivi, siano gli architetti, i politici corrotti, il capitale globale, non ce lo fanno fare. Qui non c'è lamento, e questo lo trovo un aspetto oltre che piacevole dal punto di vista della lettura, anche importante dal punto di vista della responsabilità. C'è attenzione, c'è rispetto anche per i propri limiti disciplinari oltre che personali, ma questo è un altro discorso. Altra questione che segnalo e che mi sembra importante è la scelta dell'uso urbanistica e non planning, pianificazione o altro. Gabriele lo dice nell'introduzione, nelle prime pagine. Credo che questo aspetto anch'esso sia connesso al discorso sulla responsabilità, questo, diciamo, filo che lega le diverse parole sulla attraverso la responsabilità. Cioè credo che sia un modo per rimarcare un'attenzione nuova, rinnovata alla dimensione fisica, alla materialità della città e della sua trasformazione. Non so se questo sia una ossessione di Gabriele, anche se è una questione che ritorna in molte parti del libro. È una mia ossessione, anche se non sono urbanista, ma non è importante. Credo che non sia solo un modo per riannodare un dialogo, un confronto con la dimensione del progetto e con l'architettura, ma credo che sia molto che faccia molto riferimento all'assunzione di una responsabilità sulla trasformazione fisico-materiale dello spazio, che a lungo è stata elusa, messa sullo sfondo da un dialogo che mi sembra per tanti versi consumato con altri saperi, forse anche con la geografia. Responsabilità di cosa? La responsabilità di fare i conti con lo spaesamento dell'urbanistica, spaesamento che deriva prima di tutto dalla crisi culturale politica del pubblico. Questa è un'altra delle ossessioni, c'è la voce, c'è la parola pubblico, però in realtà
il tema del pubblico va molto al di là di quello che si dice nella parola pubblico, straborda al di là della, del capitoletto dedicato al pubblico, pervade altre parole, innerva altre riflessioni. Non poteva del resto essere che così, perché, come scrive Gabriele, l'urbanistica ha bisogno del pubblico per dare senso alle sue pratiche. Quale pubblico? Di che cosa parliamo quando parliamo di pubblico? Una domanda da $1 milione. Però forse anche la disillusione, comunque lo spesamento davanti al pubblico con cui ci tocca fare i conti, sia come urbanisti per chi lo è, come intellettuali in generale, come persone, e forse anche essa parte di quella disillusione dell'urbanistica di cui parla Luigi Mazza, che riprende di nuovo Gabriele nel suo testo, quando dice: abbiamo chiesto troppo all'urbanistica, forse abbiamo chiesto anche troppo al pubblico. Gli abbiamo chiesto fondamentalmente di farci da paravento rispetto a una serie di scelte. Un'altra questione che attraversa il libro è anch'essa non ha una voce specifica, si ritrova in tante voci: la relazione, cioè in particolare la difficoltà di trattare la relazione tra universalismo e diversità. Si ritrova in tante voci, si ritrova nella voce abitare, nella voce casa-scuola, nella voce democrazia, nella voce disuguaglianza, quindi pervade tante delle riflessioni contenute in questo volume. Non ha risposto ovviamente a questa difficoltà, probabilmente non c'è una risposta, però c'è un filo che mi sembra importante mettere in evidenza fra tutte queste, diciamo, le diverse voci che comunque pongono questa questione del rapporto fra dei principi di universalità e le diversità che ci troviamo a maneggiare, le disuguaglianze crescenti che venivano anche richiamate nella lettura iniziale. E l'aspetto che mi sembra più convincente è quando si dice che è necessario rendere conto, confrontarsi, citando Bourdieu, con la miseria del mondo, e come questo sia rendere conto, sia confrontarsi con le persone, con i corpi, con le vite, con le speranze, con i sogni. E mi sembra anche che forse non solo dobbiamo dire che quello di cui parliamo quando parliamo di città, fondamentalmente, ma che non sappiamo tanto dirle queste cose, che gli strumenti concettuali, pratici che abbiamo a disposizione mai o pochissimo ci parlano, ci restituiscono, ci mettono di fronte alla carne del mondo. Karl Ritter, che era un geografo, nel 1852 scriveva: le carte stanno all'essenza del mondo come l'anatomia del cadavere sta alla sostanza vivente del cuore. Forse sappiamo solo parlare poco e male dell'anatomia del cadavere, e questo mi spaventa parecchio. Passo alla seconda cosa che volevo dirvi, cercando di non presentarvi queste parole soltanto come quelle che a me sono piaciute di più, ma cercando di dirvi anche perché. Chiaramente, e questo lo diceva già prima Franco Infussi, le voci del lessico non sono tutte uguali, non sono neanche tutte sullo stesso piano, non hanno neanche tutte lo stesso trattamento, alcune si aprono anche fisicamente al mondo, altre chiudono, sono secondo me un po' troppo ombelicali, guardano un po' troppo all'Italia, che può essere ovviamente un punto di partenza interessante, ma se poi si salta fuori, prova a dialogare col mondo. Mi piacciono molto soprattutto le voci più aperte, quelle più aperte al mondo e all'esplorazione. Meno mi piacciono quelle che prefigurano delle ricette. Sarà per la mia prospettiva, non lo so, ma non riesco tanto ad appassionarmi alle soluzioni semplici, scusami Gabriele, ma in alcuni casi c'è un po' questa scorciatoia quando parli ad esempio dei contratti di scuola. Non mi convincono, ma non è che non mi convincono perché la scuola non è importante, ma perché non penso che sia cercando,
questa è un'altra delle cose che in realtà abbiamo condiviso facendo anche dei lavori insieme, sia cercando negli strumenti che possa venire fuori qualcosa di buono. Altre parole, come dicevo, le trovo aperte, belle, convincenti, sono anche le parole che secondo me comprendono, cioè tengono insieme altre parole da cui si può partire per ricostruire un filo. La prima parola che secondo me è poi quella che tiene tutte è la parola città, ovviamente per quanto mi riguarda è quasi scontata come scelta. Sono anche molto d'accordo nel modo in cui Gabriele ce la presenta, c'è un amplissimo e ormai pluriennale, decennale tentativo di rinominare quella cosa che chiamiamo città. E giustamente Gabriele, citando Amine Trift, dice vabbè, continuiamo a usare la parola città, basta con il contorcimento terminologico intorno a questa cosa. C'era un bell'articolo del 2004 scritto da Peter Taylor e Lang che si intitolava The Shock of the New, che censiva tutti i nuovi termini che erano stati proposti dalla letteratura internazionale per nominare il cambiamento urbano, e nel 2004 arrivava a individuarne più di 100. Probabilmente se si rifacesse adesso la stessa operazione saremmo, non so, a 1000, 2000, non lo so. Non è un problema di parole, anche se il testo di Gabriele è ovviamente costruito intorno alle parole. Città va benissimo, non è necessario inventarsi nuovi termini, ma direi usare tutto quello che abbiamo, aprire le interpretazioni, provare a spingersi al di là di chiusure concettuali e metodologiche. Su questo c'è un bell'articolo appena pubblicato su Environment and Planning D, scritto da Neil Brenner, che si intitola For an Engaged Pluralism, che invita proprio a, lui ha una posizione molto chiara, anche molto, diciamo, dibattuta nel dibattito internazionale, ma lui dice: è una mia, ma apriamo, vediamo di discutere e di tenere aperto il campo, perché non abbiamo la risposta certa e chiara. A me sembra che la cosa più importante da fare su usiamo città, ma la cosa più importante da fare sia riconoscere la varietà che ormai, ma probabilmente sempre stata davvero enorme dell'urbano, cioè la pluralità dell'urbanità contemporanea, superando l'idea che ci siano città che sono un po' meglio, un po' più città delle altre, che alcuni caratteri dell'urbanità siano quelli veri, autentici, mentre gli altri sono delle pantomime, delle pallide caricature di quella che è la vera urbanità. Seconda parola che mi piace, e forse questa mi piace ancora di più, è la parola conflitto. Quindi la mia mappa è molto diversa rispetto alla mappa di Infussi, ma meno male, no? Nel senso che ognuno ovviamente legge sulla base delle proprie sensibilità e interessi. Ecco, la parola conflitto, che secondo me è costitutiva dell'urbano, cioè non è un'aggettivazione, una parola che aggiungiamo adesso perché, ma è parte costitutiva dell'urbano. Lui, Gabriele dice dell'urbanistica, ma io direi proprio della città come oggetto. Ed è però una parola che tendiamo a usare in maniera un po' tanto leggera, per paura del conflitto, per paura della responsabilità, per paura di arrivare nudi alla meta senza il paravento dell'interesse pubblico, che dicevamo, di cui, quindi nello spaesamento della crisi del pubblico. Sono richiamati, citando Pizzorno nel libro, i tre, diciamo, caratteristiche del conflitto: il conflitto di identità, il conflitto di interessi, i conflitti ideologici. Conflitto di identità che, prima di essere un conflitto di rappresentanza, è un conflitto di rappresentazione, cioè l'esigenza di portare all'esistenza. Qui si può citare Deleuze, un bellissimo passaggio
parla della necessità di portare all'esistenza prima di giudicare. Ecco, la questione che a me sembra che nelle pratiche dell'urbanistica, per quel poco che non pratico ma vedo, ci sia una capacità di forse confrontarsi con i conflitti di interessi, viceversa, assumendo questo come unica forma del conflitto, quando invece probabilmente i conflitti di identità e di rappresentazione, come dicevo prima, i conflitti ideologici, soprattutto delle diverse visioni del mondo, sono quelli su cui che più in maniera più radicale definiscono la città, e quindi la città come campo del conflitto. Altre due parole che hanno voci separate, però in realtà sono due parole che si parlano, e sono progetto e conoscenza. Hanno due voci separate in questo libro, però la progettazione, come il progetto, come già diceva Infussi prima, è presentato come una forma di conoscenza, è una conoscenza che si crea, no? Il progetto come esplorazione, ma anche la conoscenza viene presentata all'interno del progetto, quindi in realtà sono due parole in cui diciamo che costituiscono un dittico, è difficile tenerle separate. L'ultimo elemento, che lo dico per ultimo ma forse sarebbe il punto di partenza, almeno io quando ho iniziato a leggere questo libro mi è venuto il dubbio, cioè di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di pratiche, anche pratiche professionali dell'urbanistica, o stiamo parlando di pratiche di ricerca? C'è una voce su questo aspetto che si chiama riflessività e sospensione, che richiama da un lato il famoso libro di Schön sul protagonista riflessivo. Ecco, su questo aspetto qui, secondo me, ma forse di nuovo questa è una lettura, diciamo, mia intenzionale, no? Nel senso che essendo, diciamo, portatrice o comunque indebita praticante di una disciplina che non ha una pratica professionale, secondo me felicemente non ho nessuna problema di rivendicazione da questo punto di vista, come invece altri miei colleghi hanno, però credo che, cioè, queste due parti difficile metterle insieme, cioè nel senso che anche dal punto di, se io guardo dal punto di vista della ricerca, che è il mestiere che faccio sostanzialmente, fare ricerca, e però se io guardo la ricerca contemporanea nel campo dell'urbanistica, lì sì trovo un grandissimo spaesamento, lì sì non riesco più a ricostruire un filo, lì sì non riesco più a capire qual è la differenza rispetto a un campo più ampio di ricerca sull'urbano, sul territorio, eccetera. Lì sì non capisco più lo specifico, mentre mi è chiaro, almeno per differenza, no, qual è la specificità dal punto di vista della pratica professionale. Dal punto di vista della ricerca le cose secondo me sono molto più sfuggenti, e questa mi sembra una condizione non soltanto italiana ma internazionale, cioè è difficile trovare dei punti di riferimento, non dico il verbo, per carità, lungi da me il pluralismo, anche assolutamente, però attualmente qual è il cuore della ricerca nel campo dell'urbanistica? Io questa domanda non so dare una risposta, ma non è neanche il mio compito, per carità. Però mi piacerebbe che su questo aspetto, che mi sembra un aspetto sostanziale anche per ripensare la pratica poi della professione, e della formazione nel campo, che è un'altra di quelle operazioni che, con cui ci troviamo sempre a combattere, e che ognuno di noi poi si ingegna come meglio crede per cercare di fare i conti e di gestire. Io mi fermo qua. Grazie.
Grazie Francesca Governa. Passiamo a Camilla Perrone. Allora, ce la fate? Cerchiamo di andare un po' spediti. Allora, ringrazio anche io moltissimo dell'invito di oggi, sia i padroni di casa, che ovviamente Gabriele Pasqui, che ha scritto questo libricino denso e bollente di cui parliamo oggi. Ringrazio anche Franco e Francesca per queste introduzioni, insomma, presentazioni molto articolate e dense, che in qualche modo forse intercetterò su alcune cose, alcune sensibilità comuni, e che forse mi consentono di andare anche un pochino più in leggerezza su alcuni aspetti del libro. Intanto, quando sapevo dell'impegno di Gabriele nella costruzione di un prodotto di questo tipo, ma ovviamente fino a quando non l'ho avuto nelle mani non ho visto di cosa si trattasse, nemmeno insomma di che tipo di sguardo alla fine Gabriele avesse scelto su questa materia. Allora ho pensato due cose immediatamente. La prima è che era oggi molto coraggioso scrivere un libro con il titolo Urbanistica, che il titolo stesso in qualche modo poteva limitare l'accesso e la diffusione di questo libro ai tanti pubblici che secondo me avrebbero viceversa giovato dalla lettura e dall'esplorazione del testo. Poi ho pensato anche, per fortuna, perché è un periodo in cui forse per il disorientamento di cui parlavano, che è scritto nel libro ma di cui anche parlava Francesca e parzialmente Franco, la parola urbanistica oggi crea molto disorientamento, c'è un grande disorientamento, c'è fatica nella comprensione di cosa ancora oggi appunto possa significare. Quindi, e poi perché io, tra i molteplici difetti che mi caratterizzano, ho una tensione che definisco razional comprensiva, nonostante ci sia stata la svolta postmoderna e tutte le post-positiviste e tutti i cambiamenti che hanno messo in crisi la conoscenza, diciamo, unitaria e complessiva. Ho ancora questa tensione che mi porta a voler capire, a mettere in fila le cose, ad essere sicura che la cosa di cui mi sto occupando sia ben posizionata e collocata dentro una qualche disciplina o una qualche radice che possa considerarsi appunto disciplinare. E allora ho detto, bene, ci siamo. poi ho letto questo libro, l'ho anche usato, devo dire, nel corso con i miei studenti, quindi mi è servito, devo dire, è stato uno strumento che mi ha aiutato ad entrare in una qualche relazione con persone giovani che la materia diciamo davvero la conoscono da lontano, o per sentito dire, o in eredità dai propri familiari, perché credo che la parola piano regolatore sia una delle parole più resilienti della lingua italiana, quantomeno, che ha attraversato davvero più di un secolo e forse continuerà ancora a persistere. E quindi mi ha fatto molto piacere potermi confrontare con questo libricino. Però quando Gabriele mi ha chiesto di costruirci sopra una riflessione, io l'ho preso, l'ho riletto, vedete, ho messo tutti i puntini, l'ho riguardato, ho messo un sacco di segnini gialli sul libricino, e devo dire, non sono riuscita a fare proprio una riflessione organica come quella che hanno fatto Francesca e Franco sul libro. Ho pensato quattro cose che vi elenco adesso, inizio a parlarne, vediamo dove arriviamo, probabilmente non riesco a raccontarvele tutte e quattro, però sono in qualche modo un po' il mio modo di confrontarmi con questo libricino. Quando dico libricino non lo voglio alleggerire ovviamente, ma è un modo affettuoso di chiamare una cosa che penso possa e debba stare nelle tasche di molti di noi. Le quattro cose che ho pensato hanno a che fare, come chi mi ha preceduto, con il libro e la sua forma, la sostanza di questo libro, ovviamente i temi e le relazioni fuori e dentro il libro, e poi la parte che mi piace più di tutte ovviamente sono le derive e le aperture che partono dal libro e che ovviamente attraversano, investono campi del sapere, campi delle riflessioni di ciascuno di noi, naturalmente delle nostre mappe di ricerca, delle nostre mappe mentali, e che ci portano come a fare degli esercizi, no? di ripensamento, di reinvenzione di concetti, di parole e di percorsi che accompagnano le nostre vite, sia di studiosi nel campo che di persone che hanno altri spazi di riflessione e sensibilità intellettuali e culturali, come immagino qualcuno in questa sala. Forma del libro, punto 1, prima cosa.
Allora, il libro a mio avviso ne contiene molti altri a grappolo. Non sono soltanto i temi che alludono ad altri libri, ma sono proprio anche le bibliografie selezionate a valle di ogni voce, difficilissime da scrivere a mio avviso, perché credo che uno degli sforzi più impegnativi di questo libro sia stato anche quello di selezionare le poche voci, fortunatamente, perché altrimenti avrebbero perso di incidenza, di significato, a mio avviso, le poche voci a valle, le poche voci bibliografiche a valle di ogni parola. E quindi in questo senso tiene dentro molti altri libri a grappolo. E si riferisce, questo appunto ce l'ha già detto anche Francesca, a un campo, ce lo dice Gabriele nel libro, a un campo, quello dell'urbanistica ovviamente, che nonostante la resilienza e la persistenza di alcune parole che lo hanno caratterizzato per lungo tempo, è rimasto tuttavia incerto, soprattutto nel nostro campo invece molto, molto disciplinare, gli urbanisti. Gli architetti hanno sviluppato su questa questione dell'urbanistica una riflessione molto consistente, tesa a verificarne lo statuto disciplinare. Io, come forse qualcuno in questa sala può ricordare, le lunghissime discussioni per capire se l'urbanistica si potesse definire una disciplina oppure no, se avesse una natura tecnica oppure una natura più politica. Questo è il ragionamento che ci hanno regalato Mazza e in parte anche Luca Gaeta, che avevo visto seduto nella sala, non so se c'è ancora. Riflessioni sulla latitudine tematica, sull'impatto più avanti, quando le cose intorno cambiavano, sul sistema di governo naturalmente, e con riferimento al contesto di cambiamenti epocali. E tutte queste riflessioni poi anche a un certo punto si sono misurate con la fine, se posso dirla, se posso definirla tale, di una stagione solida che appunto, come dicevo prima, quella del piano regolatore, che è entrata in crisi perché di fatto, come forse un po' ci diceva Francesca, è entrato un po' in crisi un certo ruolo del pubblico, o meglio è diventata, diciamo, conclamata la grande separazione tra pubblico e privato. Chi ha vissuto e attraversato l'urbanistica fino agli anni 70 e 80 ha collegato la parola al pubblico. Questo nel, come dire, nell'immaginario, ora sì, ci vuole collettivo, diciamo così, urbanistica e pubblico andavano in qualche modo di pari passo. La grande separazione tra pubblico e privato, che diventa manifesta dagli anni 80 in poi, ovviamente ha una ricaduta, no? sul ripensamento dello strumento che aveva caratterizzato per lungo tempo l'urbanistica e intorno al quale studi, tecniche, esplorazioni si erano ovviamente avvicendate. Il libro si articola in 34 voci, quindi sono tante le voci del libro, non sono poche, tutte contengono la parola urbanistica, tutte, nessuna si intitola urbanistica, cioè un cedimento in fondo sulla parola urban design, che a parte smart tra parentesi mi sembra essere l'unica parola straniera, diciamo, in qualche modo nel lessico. Ovviamente c'è un motivo per questo, parzialmente Gabriele lo spiega, per adesso ve la lascio così. Queste voci, diciamo, giocano e lavorano intorno, contenendole intorno alla parola urbanistica, attraverso un dispositivo che peraltro dispositivo è una delle parole del lessico, è un dispositivo che invece a mio avviso, nonostante le sfumature e le diversità che giustamente metteva in rilievo Francesca, si ripete in un gioco di messe a fuoco progressive di temi, di questioni, di sfide nuove o di lungo periodo, cioè ereditate dal passato, che hanno incrociato l'urbanistica, l'hanno sostanziata, l'hanno alimentata, oggi forse la rigenerano attraverso i lungo percorsi nuovi. A mio avviso è un dispositivo che ricuce e riconnette con un linguaggio, come ci diceva anche prima Franco, certamente agile, diretto. Il libro è molto ben scritto, quindi per questo è accessibile ad un pubblico anche non di esperti o comunque di persone che non hanno un interesse diretto per la materia. È un dispositivo appunto che riconnette temi anche molto lontani dalla parola urbanistica, sicuramente molto lontani dalla parola urbanistica per come l'abbiamo masticata negli ultimi 40 anni, direi. Pensate, che ne so, alla parola riflessività, qualcuno di voi l'ha mai collegata alla parola urbanistica, oppure anche conoscenza forse un pochino di più, però insomma ci sono davvero parole molto distanti.
un dispositivo che almeno a me ha fatto pensare, ma penso a tutti, alla fine di ogni parola fa pensare, ma l'urbanistica è anche questo? Io me lo sono chiesto, no? In questa tentativo di aggrapparla questa materia, no? di capire di cosa stiamo parlando oggi quando diciamo appunto urbanistica. Ma mi ha fatto anche dire, perché io che pur sono, insomma, sono un architetto di formazione, ho un dottorato in progettazione per l'appunto urbanistica, territoriale, ambientale, eccetera, eccetera, ho sempre pensato di non farla tanto l'urbanistica, ma di impegnarmi in rivoli un po' diversi, che avevano sempre a che fare naturalmente con il territorio e la città e le sue trasformazioni, forse molto anche con le popolazioni che in questo territorio ci vivevano, ma che forse più difficilmente si potesse chiamare urbanistica. Peraltro anche un po' convinta dall'ambiente accademico, culturale, un po' intellettuale nel quale sono cresciuta, in cui c'erano proprio i confini, i paletti tra ciò che si poteva dire disciplinare e ciò che non si poteva dire disciplinare, e io comunque non stavo nella parte corretta, diciamo, stavo tra i cattivi che non si occupavano con abbastanza serietà, diciamo, di questa benedetta sfida che l'urbanistica metteva davanti. Facevo altre cose, facevo politiche, mi lasciavo sedurre dal mondo di studi milanese, veneziano, di scuole di politica, eccetera, eccetera. Però anche ho pensato, forse chi legge questo libro oggi può dire, posso fare urbanistica, posso raccontare quello che faccio attraverso la lente dell'urbanistica. E questo secondo me è una parte molto importante del libro, che aiuta a ripensare oggi la parola urbanistica. È un libro che consente a tecnici e non di tornare a riflettere appunto l'urbanistica a valle di un periodo, questo ce l'hanno già detto i nostri amici, complesso e articolato, di aperture verso nuovi temi di matrice anglosassone. Abbiamo tutti ceduto, diceva Franco, alle mode e quindi ci siamo un po' innamorati di parole come spatial planning, pianificazione dello spazio, e quando lo dico ad alcuni colleghi delle altre discipline, anche stranieri, si mettono a ridere perché pensano che parli dello spazio dello spazio delle stelle, dei pianeti. In effetti, però, se lo dico così a un collega che lavora nel campo, ovviamente è una parola, però è ancora più ostica di urbanistica, se ci pensiamo. Urban design e altre. Poi a un certo punto abbiamo tutti inseguito questo pensiero del governo del territorio, perché è cambiato il quadro legislativo intorno a noi, sono state introdotte appunto queste nuove, cambiati i ruoli delle istituzioni, eccetera, eccetera, e abbiamo cominciato tutti a parlare appunto di governo del territorio, in nome del quale sono stati ridefiniti anche gli strumenti chiave, cardine dell'urbanistica, quindi il piano, che è una parola del lessico e sulla quale torno dopo, le scale, le politiche, la governance in generale, più in generale il campo di esperienze di quella che anche della pianificazione strategica, che come poi Cross ha definito e parzialmente ripreso nel libro di Gabriele, ha definito come sistemi concreti di interazione multipla. Siamo entrati in questo meccanismo, no, di utilizzo di parole, di approcci complicati, ancora più difficili da essere comunicati con l'esterno, dove l'esterno sono le persone che erano, continuano ad essere le persone che vivono nei territori, ma naturalmente anche gli interlocutori politici e istituzionali, con i quali è sempre tuttora molto difficile riuscire a costruire un dialogo e far tornare al centro delle politiche nazionali la città, le questioni urbane e naturalmente anche l'urbanistica come parte di questo bagaglio. Non c'è molto, cioè non è un tema nell'agenda politica nazionale, intendiamoci, e quando noi stessi, con tutta la fatica e l'abilità che alcuni di noi possono avere nella costruzione di una retorica, diciamo, adeguata al contesto politico che ci governa, ora non ce l'abbiamo, ma insomma più o meno ci governa, risulta sempre molto difficile farci capire. Nonostante tutto, noi ci siamo appunto infilati in tanti rivoli. Il libro però ha, secondo me, nella sua forma, come merito maggiore, quello di, appunto, come dice lo stesso Gabriele, di aprire, questo lo dico io, a derive e rivoli di pensieri, così come fanno le radici di un albero, generando alla fine tanti rami, infiniti rami. E questo, secondo me, è una cosa da non dimenticarsi nel leggere il libro, anche nel rifletterci. Punto 2, la sostanza del libro. Allora, sebbene il lessico sia, per ammissione stessa di Gabriele, completabile o incompiuto in qualche parte, forse anche cogliendo tra le righe di quello che ho letto, discrezionale nelle scelte, secondo Francesca
c'è un'assunzione di responsabilità. In questo in effetti non ci avevo pensato, ma lo condivido molto, cioè rileggerei la dimensione discrezionale come dimensione di assunzione di responsabilità. A mio avviso, diciamo, a valle di questo, il libro ha una sostanza estremamente densa. E io a questa sostanza glielo do un nome coraggiosamente. Io penso che ci sia, che questo tentativo che ha fatto Gabriele possa essere letto come un tentativo, un inizio per ripensare una nuova epistemologia dell'urbanistica. Due parolacce tremende una accanto all'altra, urbanistica che rimane una parolaccia ed epistemologia che è una parolaccia, ma io appartiene alle mie fissazioni. Prima ci diceva Francesca, ognuno sa le sue fissazioni, io ce n'ho una che è quella dell'epistemologia. Perché mi piace epistemologia? Perché epistemologia, e in questo caso la intenderei così, secondo me ha a che fare con lo studio critico della natura e dei limiti della conoscenza, in particolare ovviamente di quella scientifica, ma in questo caso secondo me ha una stretta relazione con i modi della conoscenza che hanno a che fare col rapporto tra azione tecnica e politica, che a mio avviso è il terreno dell'urbanistica. Azione, tecnica e politica. Allora, se noi ripensiamo alla rilevanza di rimettere in fila queste tre cose, all'urbanistica come una possibile lente per fare questo, io credo di poter dire che nel libro di Gabriele leggo questo sforzo di ripensare, di avviarci verso un ripensamento di una nuova epistemologia dell'urbanistica. Apre a questa sfida il libro, secondo me apre a questo tentativo, non è compiuto, se posso dirlo, in questo libro, però a questo a me fa pensare e ha fatto pensare, e credo che ci siano degli ancoraggi solidi per poterlo dire. E sono d'accordo anche in questo con Francesca, che sicuramente il libro apra a un certo pluralismo delle idee. Non lo riferirei solo alla città, alla riflessione, no, che è contenuta dentro la voce città, ma nel mio pensiero appunto si riferiva al fatto che ogni parola, a mio avviso, sta molto attenta, cioè l'autore nel gestire ogni parola è molto attento a tenere insieme anche le visioni diverse su quella stessa parola, e questo lo fa per il piano, per regolazione, naturalmente anche per città. Potrei andare avanti, non entro nel dettaglio, molte cose le ha dette chi mi ha preceduto, quindi non le dico, però questo mi sembra molto interessante, perché il pluralismo non è solo nella moltiplicazione ovviamente delle cose, ma è anche nell'affiancamento di sguardi diversi che aprono domande e questioni per l'urbanistica. Quindi non danno soluzioni, ma affiancare pensieri diversi, pensieri critici diversi, suggerisce appunto una sfida che la disciplina può appunto meno cogliere. 3.3. Temi e relazioni fuori e dentro al libro. Allora, ripeto, molteplicità e pluralismo dei temi, a mio avviso è proprio il tema di fondo del libro, che tenta e suggerisce questa via plurale all'urbanistica oggi. Io penso che un requisito importante sia proprio questa dimensione qua. Giuro, l'ho scritto prima che lo dicesse Francesca, sul tema del pluralismo ci siamo avvicinate su alcune questioni, ma abbiamo entrambe le note, quindi siamo in questo un pochino vicine. E certo il libro ci ricorda, e questo è singolare, nel senso che a ognuno, con riferimento alla propria mappa di temi, alla propria mappa di interessi, ci ricorda quali sono alcune questioni fondamentali. E qui c'è la mia mappa, avete sentito quella di Franco, avete sentito quella di Francesca, e la mia mappa di questioni fondamentali, che mi è costata un dolore infinito, perché io mi innamoro di molte cose e faccio fatica a scegliere. Infatti ho scritto 7 pagine di appunti per questa presentazione, però alla fine mi sono forzata e ne ho scelte alcune. E questi temi fondamentali che stanno nella mia mappa, ovviamente, di esperienze, di ricerca, di fissazioni, di sensibilità, includono alcune parole singole oppure alcune parole messe insieme per quel gioco di relazioni interne che già i nostri amici ci segnalavano prima. Io, per esempio, città l'ho messa insieme a terra e territorio, non sono proprio riuscita a staccarle. E non sono riuscita a staccarle per le definizioni che Gabriele ha inserito nelle parole, nella descrizione, nella gestione delle parole. Sì, certamente mi piace molto la sua, me ne ha già parlato Francesca di città, non ci ritorno, mi piace moltissimo il fatto che a un certo punto Gabriele scriva, possiamo tranquillamente, citando Amine non riesco mai a pronunziare, possiamo tranquillamente tenerci la parola città. Sì, sì, ci va ancora bene, teniamocela, io me la terrei stretta stretta, e però non mi dimenticherei, e mi piace moltissimo che Gabriele lo faccia,
che tenersela stretta vuol dire tenersi stretto anche molta cultura, che non è solo quella urbana e urbanistica, è anche quella delle canzoni, anche quella della poesia, anche quella che è trasversale che è nutrimento di generazioni e non solo. Infatti Gabriele ci ricorda il disco The Suburbs degli Arcade, non so se si dice così, che io non conoscevo, mi sono andata su YouTube a sentirmi, perché insomma ci si diverte anche un pochino con questo libricino, non è che si deve sempre stare a costruirsi pensieri complessi. E mi piace molto perché ci dice, con questo richiamo, che città è anche quella sfigata, scusate l'espressione, nelle periferie e nei suburbi, ne ho visti tanti la settimana scorsa anche milanesi, dove città ovviamente è fatta attraverso materiali diversi che da quelli del centro di Milano o da quelli del centro di Firenze o del centro di Prato, è fatta da tante altre cose. E non c'è una, secondo me, un'urbanità di serie A o di serie B, e non c'è una città di serie A o di serie B, ci sono molti modi di essere città. Secondo me il modo in cui questa parola è descritta ci dice proprio questo. Ci dice anche che però insieme alla parola, e poi ci dice tutte le cose appunto che ci diceva Francesca, che ho appuntato anch'io ma che salto, però non la riesco a vedere staccata dalla parola territorio, perché Gabriele definisce territorio come, richiamando anche in questo caso Cross, eccetera, come nesso tra le pratiche d'uso e la materia del mondo. È bellissima questa definizione. Io ho studiato forse anche con Francesca questa parola territorio, definita, stradefinita, letta. Ora, non mi era capitata, oppure se mi era capitata me la sono dimenticata e non mi aveva colpito così quando l'ho letta la prima volta, ma territorio come nesso tra le pratiche d'uso e la materia del mondo mi sembra una frase bellissima che tiene dentro tutto il sistema di relazioni quotidiane, umane, di ciascuno di noi con qualunque pezzettino di materia intorno a noi, che si chiami città appunto, si chiami in maniera più vasta territorio. Nesso però anche territorio, ci dice Gabriele, tra terra e urbanistica, da leggere una prospettiva ecologica. Non a caso un'altra parola per me, tema per me importante, è proprio ecologia ambiente, che appunto ritorna nel lessico di Gabriele. E perché mi piace questa parola? Non mi piace perché parla di ecologia, di verde, di ambiente, eccetera. Mi piace perché Gabriele ci parla di una prospettiva ecologica come capacità di far fronte alla fragilità dei nostri territori. E vi voglio leggere queste tre righe che ci ha letto anche parzialmente la ragazza che ha introdotto, non mi ricordo il nome, mi dispiace moltissimo, Stefania, che ha introdotto il testo. Gabriele scrive: da questa prospettiva ecologica dà centralità alla materia del mondo, alla sua carne, citando Merleau-Ponty, ad un rapporto con la vita delle cose naturali ma anche inanimate, che non le pensa di contro ma nella loro implicazione con il nostro essere, a nostra volta corpi, salto un pezzettino, intramati con la materia, oggetti, relazioni, senso, che supporta, fornisce appigli, fa resistenza alla nostra esperienza. E mi sembra fantastica questa descrizione, che ha letto molto meglio Stefania di come ve l'ho letta io. E però qui uno dice: ma che c'entra qui l'urbanistica? Stiamo parlando di urbanistica oggi. La domanda è: cosa c'entra con l'urbanistica? Ci potremmo chiedere. Io penso che Gabriele ce lo dice, perché nella parola ecologia e ambiente ci dice che il contributo dell'urbanistica ce la dà la risposta, perché non è che se lo pensa che uno potrebbe dire: ma che c'entra l'urbanistica? E ci dice: e proporre regole con riferimento al contenimento del consumo di suolo e a tutte le questioni che sappiamo essere fondamentali, chiaramente dal punto di vista del loro impatto sull'ambiente. Ci dice che l'urbanistica, che il contributo dell'urbanistica è nel disegnare progetti che tengano insieme infrastrutture devastanti per l'ecologia dell'ambiente, ma anche infrastrutture ecologiche, infrastrutture ambientali, parchi, parti costitutive del funzionamento dell'ambiente. Oggi con un'altra parola nuova la potremmo chiamare metabolismo, no? Ogni tanto ci innamoriamo anche noi di parole nuove che raccontano. Però dice che il contributo dell'urbanistica, e qui mi piace moltissimo, è anche quello di fare politiche, perché noi abbiamo sempre vissuto il policy design, l'analisi delle politiche, come qualcosa di separato. No, Gabriele ci dice: attenzione, urbanistica è anche proporre, incentivare politiche che a loro volta inneschino comportamenti virtuosi. E questo mi sembra estremamente interessante. Non entro nel dettaglio, però le altre parole, temi che ovviamente mi hanno affascinato
mi hanno proprio interessato, ecco, non sono state le parole che mi sono piaciute di più, no, perché dovrei citarne altre, ma queste mi hanno fatto pensare e credo che oggi siamo forse, almeno credo di poter condividere questo, insomma. L'altra è governo del territorio, un po' per le ragioni che vi dicevo prima, che ha attraversato una certa stagione del nostro fare urbanistica e del nostro fare, agire, sia come ricercatori che come urbanisti, e che oggi, come vi accennavo all'inizio, ci pone davanti a un problema enorme, e cioè, dice Gabriele, cito, il clamoroso silenzio all'uscita dalla crisi sui temi del governo del territorio e del suo nesso potenziale con l'identificazione di una strategia alternativa di sviluppo per il nostro paese. C'è silenzio sulla parola governo del territorio. Dopo la crisi non c'è una, ripeto, come ho detto prima, una risposta su che cosa o come, per esempio, il governo del territorio possa intervenire strategicamente per gestire e affrontare questa crisi. Veniamo da 25 anni di politiche negoziate, Gabriele parla di logica mercantile, veniamo dalla rottura, ci dice sempre Gabriele, degli anni 90 delle forme di regolazione politica a scala locale e nazionale, veniamo da un fallimento clamoroso, diciamocelo, a un certo punto ce lo dobbiamo dire, sono molto d'accordo con Gabriele, dei modi in cui abbiamo utilizzato le politiche europee, o per usare una parola di Gabriele in un altro libro, il periodo di europeizzazione delle politiche, no? Anche di interreferencing, di autocitazione tra paesi che si sono impostati in quella direzione. Però la cosa che mi piace di più di tutte è che dice Gabriele, che mette in evidenza, e mi piace questo modo di dirlo, la scarsa capacità di moderare dell'urbanistica. E ce la mette in evidenza come una cosa che ovviamente va superata, provando a riportare al centro l'attenzione delle scelte di politiche nazionali e locali il nesso tra governo dei territori al plurale e processi di sviluppo. Cioè si può sviluppare un territorio partendo dal governo del territorio. La parola piano insieme a quella politica politica ovviamente non poteva mancare, nella misura in cui l'analisi delle politiche ci ha aiutato a leggere i processi di pianificazione come oggetti di indagine, quindi non solo come cose che accadono ma come oggetti di indagine, e nella misura in cui l'approccio di policy ci ha portato a ripensare al piano, allo strumento, a quale piano, ce lo diceva già Francesca, a me piace molto perché insieme nella parola piano e nella parola regolazione Gabriele tira fuori un dibattito molto italiano, che io credo che sì, ha ragione Francesca, alcune parole forse sono circoscritte al contesto italiano, però credo che sia molto importante che questo libro anche parli al contesto italiano. Io credo che sia veramente molto importante. E allora in queste due parole insieme, piano e regolazione, Gabriele riecheggia, richiama un dibattito a mio avviso rilevantissimo in questo momento in Italia, che vede due visioni un po' diverse, una prospettiva pluralista ovviamente coesistere, ma che pongono all'urbanistica una sfida importante. Da un lato, ce lo richiamava anche Francesca, l'ho appuntato da qualche parte qui, l'idea nelle parole di Gabriele di un piano semplice, asciutto, realistico che contenga al suo interno solo le scelte che effettivamente è in grado di governare, quindi strumento di governo e non vago incerto libro dei sogni che prefigura le decisioni eccetera, che come dire, chiama in campo una visione neoliberale intorno al modo di governare i processi. E dall'altra però una sensibilità che ci mette davanti Gabriele, dice sì, forse questo procedimento potrebbe funzionare, ma al netto del fatto che comunque nel territorio ci sono già asimmetrie legate alle diseguaglianze, alle povertà, all'accessibilità, ai diritti di accessibilità alle cose. E quindi che fa l'urbanistica? Continua a muoversi come faceva prima, con gli strumenti di prima, o ripensa i propri strumenti abbracciando questa logica? Oppure forse deve cercare una terza via? Gabriele ce la dà. No? Ci suggerisce lo scenario non conformativo dei diritti come uno strumento interessante per capire cosa sta succedendo, in qualche modo trovare una razionalità di cosa succede, di un possibile cambiamento, e poi ci dice dopo mettiamo un documento di regole per la trasformazione del territorio consolidato, oltre che alla produzione uno strumento solido di regole per la trasformazione del territorio che guidi non solo la città pubblica ma diciamo gli agganci della città pubblica con quello che invece i privati, gli attori privati possono oggi fare, che è tantissimo se appunto inserito in un quadro interconnesso. Democrazia, partecipazione, ovviamente una parola che per chi mi conosce non poteva mancare, la lascio perché vabbè, la lasciamo. Nel libro, come hanno notato tutti, ci sono moltissime relazioni e io ho fatto 6 giochi di relazioni. Non entro nel merito, ma ve li dico soltanto, magari provate a farli anche voi, perché io
sono giochi di relazione nel senso che le voci si richiamano tra loro implicitamente. Non so neanche se Gabriele se ne è accorto, perché quando uno scrive un libro gli restano impresse nella testa le cose che ha scritto altrove, e un po' implicitamente, un po' no, le richiama. Ci sono proprio delle cose che ritornano, non solo nel contenuto ma anche proprio nelle parole. Quindi conoscenza, progetto, democrazia, partecipazione, politica, politica e conflitto stanno in una unica linea di lettura in questo gioco che possiamo fare di riconnessione trasversale e di relazioni tra i tempi. Nella misura in cui il progetto è esplorazione, interazione e decisione, nella misura in cui la politica e le politiche ci pongono la sfida di un approccio appunto di policy che possa misurare anche il pluralismo degli attori, delle visioni che possono portare conflitto e così via. Insomma, sono giochi di connessione. Così come l'hanno già detto prima i miei amici, città, diseguaglianze, differenze e popolazioni, un'altra linea. Oppure ancora istituzioni, riforme, governo del territorio, piano e regolazione. Se provate, insomma, riuscite a trovare tutte queste filiere. L'ultimo punto, brevissimo, poi vi lascio, quello che mi piace di più in assoluto sono appunto le derive e le aperture. Ho sottotitolato nei miei appunti, tra parentesi, fare un esercizio. Perché io ci ho messo un sacco a leggere questo libricino, che non sono tantissime pagine, no? Sono, ve lo dico quante pagine sono, così non vi spaventate, magari lo comprate, faccio un po' di pubblicità. Sono solo 140 pagine, ma sono piccoline, scritte larghe, scritte benissimo, fluiscono, sono, è molto... E però ci ho messo un... E devo dire che l'ho riletto di nuovo per non so quante volte ormai credo di averlo letto, per essere sicura di aver tenuto dentro tutto negli ultimi giorni. Però quando l'ho letto la prima volta ci ho messo un sacco, perché alla fine di ogni parola partivo per la tangente, dico io, prendevo la mia deriva pensando ma questo mi innesca cosa. La deriva, quella che mi ha insomma un po' più che mi è rimasta un pochino più in testa, legato ovviamente a un altro dei miei campi di studio da molto tempo, che è quello della differenza e della diversità, ha a che fare proprio con la parola differenze e varietà, insieme agganciata, perché non riesco mai a dissociarle, con la parola conoscenza. Gabriele, ce lo diceva Francesca, parte da una riflessione difficile sulla dialettica tra universalismo e differenzialismo, no? Ce lo diceva. Ci pone questa questione per dirci fondamentalmente due cose. Per mettere in evidenza la rilevanza della possibilità di un trattamento differenziale dei luoghi nella regolazione e nella progettazione della città e del territorio, a fronte ovviamente di una crescente articolazione pluralista di tutto, di interessi, di persone, di flussi, eccetera, eccetera. E poi c'è la sottolinea questa difficile dialettica appunto tra universalismo e differenzialismo, anche per parlare del tema del trattamento delle differenze e del nesso tra questo tema, come trattiamo le differenze, con appunto le esigenze universalistiche proprie delle istanze più radicali dell'eredità dell'urbanistica, perché l'urbanistica nasce con un'istanza universalista, e questo è importante ricordarlo, ha questa matrice, questa missione di base universalista, un po' per il periodo forse in cui è nato, un po' perché avendo diciamo come strumenti, anche essendosi dotata di strumenti redistributivi, non solo di diritti ma in generale anche di diritti edificatori, ma anche di diritti di accessibilità, pensate agli standard, no? Ce l'ha questa matrice. Bene. Quindi parlare oggi di urbanistica riporta di nuovo, o pensare a un rinnovamento epistemologico, risottolineo, dell'urbanistica oggi, riporta di nuovo al centro questo tema. Parliamo di diritti universali, parliamo di questioni universali, oppure dobbiamo ricordarci degli anni Ottanta e della eco importantissima che hanno avuto, partendo dal contesto internazionale anche in Italia, le famose affirmative action, le azioni affermative e le politiche della differenza. C'è un'attrice alla quale io sono affezionatissima che si chiama Iris Marion Young, che ha scritto il libro che si chiama The Politics of Differences, le politiche della differenza per l'appunto, che costruisce tutto un ragionamento dicendo, spiegandoci perché in quel momento storico e a valle del dibattito femminista di difesa dei diritti eccetera, non solo delle differenze di genere ma anche delle differenze culturali eccetera eccetera, ci spiega perché è fondamentale e non essere universalisti, essere il contrario. E questo ovviamente nella mia deriva mi ha fatto tornare in mente un libricino
che quando ho cominciato a occuparmi di città multiculturale mi è rimasto nella testa, e poi riprendendo il libro di Crosta che parla di conoscenza per l'azione di piano, ho visto che citava anche lui, ma non me lo ricordavo. L'ho rivisto stanotte riguardando il libricino, che nella sua versione italiana si intitola Multiculturalismo, lotte per il riconoscimento. Nella sua versione originaria, che è del 92, me lo sono segnato, si intitola The Politics of Recognition di Habermas e Taylor, Charles Taylor e Jürgen Habermas. Camilla, scusa, dobbiamo... Finisco, sì, guarda, chiudo proprio con questa cosa, sto chiudendo. E questo secondo me è importante ricordarcelo, perché con questo libricino aprono all'Italia questi due autori il dibattito proprio sulla questione dei diritti. Allora, ci sono i comunitaristi da un lato, che pensano che ci debbano essere diritti differenziati, e invece gli universalisti dall'altro, che vedono, che pensano ad un solo diritto possibile, che non specifica, che non riconosce le differenze, ma che in qualche modo garantisce una forma di giustizia universale. Da questo nasce tutto il dibattito sulla giustizia sociale, intesa non tanto come riconoscimento di ciò che si è, ma di ciò che si fa e di come lo si fa, quindi della capacità di essere alla fine cittadini del mondo, o di una comunità, o di un contesto specifico. E molte altre derive sono partite, perché naturalmente la parola differenza apre a quella diversità, a tutte le retoriche che ne sono seguite a livello europeo, a livello italiano, eccetera, e che mi hanno portato a consolidare, e questo è uno dei bellissimi regali di questo libro, l'indice del mio libro sulla diversità, nella quale cerco di mettere un po' a posto tutte queste questioni di questa deriva. E questo è il mio regalo personale. Grazie. Gabriele, la mossa di apertura ha funzionato, ha suscitato un sacco di pensieri. Sì, però io immagino di avere tipo 6 minuti e quindi 6-7. Intanto grazie, perché è un privilegio che a discutere questo piccolo libro ci siano degli amici. Questo è importante, no? Una cosa molto bella, per cui ringrazio Renzo e la Casa della Cultura per questa occasione. Due parole sulla forma. Avete detto talmente tante cose che non risponderò a niente sostanzialmente. Però due cose sulla forma del libro. In realtà il libro nasce in un modo molto, molto particolare. Cioè, quando io ho iniziato, c'era ancora un dipartimento che adesso non esiste più, che si chiamava DIAP, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, dove ci sono un sacco di urbanisti. Gente varia, molti sono in questa sala, che la pensano in maniera piuttosto diversa gli uni dagli altri, e io, che sono arrivato lì un po' da un altro mondo, eccetera eccetera, cercavo di imparare, di capire le cose. Allora, diversi anni fa, perché la prima versione di questo testo è di diversi anni fa, ho deciso di mandare ai miei tipo 40-45 colleghi urbanisti una prima versione di questo lessico, dove c'erano un po' di parole in meno rispetto a queste, ed era scritto un po' in un'altra maniera, però era questo lessico qua, e l'obiettivo era discutere con loro. Non è stato filato neanche di pezza, nel senso che io l'avevo mandato e nessuno mi ha cagato neanche un po'. Vabbè, capita. Dopo qualche anno, e sono stati anni non indifferenti, io ho continuato a fare il direttore di un grande dipartimento, che è il più grande dipartimento, non ho detto il migliore, ma certamente è il più grande dipartimento di urbanistica in Italia e forse in Europa, perché 50 urbanisti tutti insieme, trovarli nello stesso dipartimento è abbastanza raro. Sicuramente troppi, però è così. Allora mi è ritornato in mano questo piccolo documento che io avevo mandato per mail, appunto nel silenzio, era caduto nel silenzio. E una mia collega, che oggi non c'è, ma che ci tengo a ricordare, che Paola Savoldi, mi ha detto: ma perché non lo riprendi? Lo provi a rimettere a posto e lo provi a pubblicare. Così è stato, per cui in realtà un po' di ambizione c'era, ma poi neanche tanta. Cioè, l'idea era di usare questo strumento per provare a fare discutere una piccola comunità. Naturalmente, per come sono io, ogni libro è una autobiografia, ogni libro. E anche questo libro è un'autobiografia. Ci sono dentro le cose che ho rubato ai colleghi, tipo, non so, sul progetto, tutto quello che c'è scritto sul progetto, per forza è d'accordo, l'ho copiato da lui. E quindi così vale per altre persone che sono qua. Cioè, ci sono delle cose che io semplicemente ho preso e ho copiato, che mi sembravano interessanti. E volevo cercare di far discutere la mia comunità
però con l'ambizione anche che i temi qui trattati potessero essere interessanti per qualcun altro, e quindi l'idea è stata di pubblicare il libro. Quindi tutto questo spiega perché non ci sono delle voci, perché non le sapevo fare, perché diciamo le voci sono queste, perché sono le mie, sono quelle che sono un po' le mie ossessioni, come ha detto Francesca. E da questo punto di vista il libro è infinitamente aperto, può essere... A me sarebbe piaciuto l'idea che altri aggiungessero le loro voci, che le correggessero, almeno idealmente, no? Cioè l'ipotesi era questa. E vabbè, e questo diciamo riguardo alla forma, sono molto fiero del fatto di aver citato gli Arcade Fire in un libro che qualcuno legge, perché è un grande gruppo rock. Chi lo conosce alzi la mano. Ah, meno male, pochissimi però, e per i giovani è drammatico, ma pazienza, però io sono molto felice di questa cosa, anche i CSI sono citati, quindi. E per dire che non gli darei più enfasi del necessario, però l'orientamento era quello, aprire una discussione su cosa vuol dire fare urbanistica oggi, le cose del perché urbanistica eccetera le hanno già spiegate loro. Quali sono veramente le mie ossessioni? Non posso che citarle, perché è vero che il libro è pieno delle ossessioni mie, non c'è dubbio. La prima ossessione è questa qua, che è stata detta benissimo da loro, della questione del pluralismo radicale, cioè dell'idea che siamo in una condizione in cui non è solo questione di conflitto di interessi, che pure è un tema rilevante, perché le asimmetrie di potere ci sono, le ingiustizie ci sono, le disuguaglianze ci sono, io lo dico, no? Però c'è in ballo qualcosa di più radicale dentro le città, una radicale pluralità di forme di vita che dipende da tante cose. Un po' nelle città c'è sempre stata, perché le città sono state sempre questo, ma oggi questo viene estremizzato. E essendo, come ha detto giustamente adesso Camilla, l'urbanistica di matrice fondamentalmente universalistica, questa cosa qua la mette un po' in difficoltà. Prima ossessione mia. E che io adesso ho scritto un piccolo libro che ora esce, più grande di questo ma sempre piccolo, sempre per Donzelli, in cui la mia ossessione è come vivere insieme in una città plurale, radicalmente plurale, che non è la mia ossessione solo, per me però è un primo punto di partenza e ritorna in modi diversi in molte voci. Seconda ossessione è che diavolo di rapporto c'è fra spazio e società, perché io chiaramente vengo dalla società, cioè io ho una formazione originaria da economista, mi sono sempre occupato di temi sociali in senso lato, di interazione sociale fondamentalmente, l'unica cosa che un po' capisco è quella, però la mia idea era: ma come diavolo funzionano i nessi fra spazio e società, se vogliamo prendere sul serio che non sono unidirezionali, che sono circolari? E questo ha delle implicazioni molto potenti, perché nelle culture, negli immaginari, noi abbiamo in mente delle cose del tipo: se facciamo lo spazio così allora succede cos'ha, o magari anche il viceversa, se organizziamo la società così questa implicitamente struttura lo spazio. Allora, in modi diversi, io ho provato a cercare di comprendere come nella congiuntura di oggi, questa è una mia ossessione, vada un po' ripensato ancora questo nesso spazio-società, che rimane ancora largamente da pensare. La terza e ultima ossessione ha a che vedere con quello che faccio io per mettere insieme il pranzo e la cena, cioè io insegno all'università. E quindi chiaramente qua dentro c'è una riflessione su cosa vuol dire insegnare urbanistica e fare ricerca in urbanistica. Assumendo, e questo me l'ha un po' detto Francesca, ma tu parli dell'urbanistica che insegni tu o su cui provi a fare ricerca, o parli delle pratiche urbanistiche esterne? La mia ipotesi è che queste cose sono separate ma hanno anche delle connessioni. Tant'è vero che io negli ultimi anni ho fatto urbanistica in maniera, per modo di dire, insomma, però mi sono occupato per il Comune di Milano degli scali ferroviari con alcuni di voi, della caserma Mameli con alcuni di voi, cose proprio urbanistiche basiche, fra virgolette, no? E la mia idea era che occuparsi di cose molto terra-terra, concrete, dell'urbanistica quotidiana, potesse avere qualche interazione interessante su come si fa ricerca e come si fa didattica nell'università, che poi è quello che a me interessa, perché io voglio cercare di fare un'università un po' migliore, un po' meno peggiore di quella che è. Queste sono le ossessioni. Rispetto a queste io ho assunto, sto andando veloce, sì, ho assunto tre atteggiamenti, almeno penso. Il primo atteggiamento è partire da come diavolo è il mondo là fuori. Ho provato a dirlo come sono capace di capirlo io. Siccome io sono scarso sull'aspetto internazionale, Francesca mi ha subito beccato, ha detto: cavolo, molte voci sono troppo italiane, alcune addirittura un po' milanesi, per adesso ho fatto un altro libro su Milano che esce, quindi figuratevi, io conosco solo Milano,
no? Però è vero che ho provato a mettere anche in campo una serie di questioni che erano le questioni che mi sembravano grandi e che non possono non impattare sta benedetta urbanistica. Le cito a mo' di il cambiamento climatico, di cui io non capisco niente se non il fatto che è molto importante, che non, l'urbanistica che non se ne occupa è destinata a non preoccuparsi di una cosa fondamentale. Secondo, i cambiamenti tecnologici, di cui capiamo pochino, ma che sono molto rilevanti. Terzo, i processi di urbanizzazione globale, bla bla bla. Quarto, il fatto che la democrazia locale, come la conoscevamo, semplicemente non esiste più, perché i processi di depoliticizzazione ne hanno totalmente mutato il senso. Quinto, che usciamo dalla più grave crisi economica dell'ultimo secolo del mercato urbano e forse non ne siamo manco usciti, e che io dico non è una crisi congiunturale ma una crisi di struttura che cambia completamente la relazione fra diciamo crescita, sviluppo e mutamento spaziale. E poi forse anche, che traspare ovunque, il fatto che l'urbanistica è nata dentro il welfare e il welfare come lo conosciamo non esiste più. Né nei suoi principi di legittimazione, né nelle sue risorse, né nei suoi dispositivi. Mi sembra che almeno prenda sul serio sta roba nelle sue varie articolazioni sia importante per chi fa urbanistica, perché l'urbanistica non è come la fisica delle particelle, è una cosa che ha a che vedere con queste robe qua, in vario modo. Secondo atteggiamento, lavorare sui temi di efficacia concreta. È vero, cioè, l'ha detto Franco benissimo, ovviamente. Oh, vi ringrazio un casino tutti quanti, che l'avete letto veramente. Ma Franco dice, alla fine tu fai sempre una cosa del tipo pa 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 pa, e quindi ottativo si dice, non mi ricordo più, si dovrebbe fare così, non è ottativo, boh, c'è una roba di grammatica ma non me la ricordo più, no, normativo, ok, ma volevo usare una parola più figa ma non me la ricordo più. Quindi diciamo c'è questa cosa del tipo bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare cosà, eccetera eccetera. Però a partire da un'idea secondo la quale, in questo mi sa che non sono tanto d'accordo con Francesca, dobbiamo parlare di cose molto semplici anche, comprese i dispositivi ordinari dell'urbanistica. Ordinari. E io in questo periodo la cosa su cui sto lavorando un po', insieme ad altre persone che sono qua, è: ma noi riusciamo ad avere nel PGT del Comune di Milano uno strumento per governare un po' la trasformazione diffusa? Che normalmente non è tanto governata. La trasformazione intensiva, quella delle grandi aree, secondo me quella vecchia non funziona, bisognerebbe farla in un altro modo, ma quella diffusa come si governa? Queste sono cose che hanno a che fare con quelli che qui chiamo io policy tools and planning tools. Naturalmente i planning tools da soli non fanno niente, cioè gli strumenti, i dispositivi come strumenti sono sempre dentro processi di interazione sociale, altrimenti non esistono. Quindi la mia idea è: bisogna lavorare concretamente su cose di questa natura che impattano quello che l'urbanistica è ordinariamente nelle pubbliche amministrazioni, nel lavoro dei progettisti, bla bla bla, tenendo insieme un'attenzione ai tools, agli strumenti operativi, precisa, per favore, precisa, c'è gente che lo sa fare 100 volte meglio di me, con un'attenzione alla dimensione di interazione sociale, perché l'urbanistica è un campo di pratiche di interazione sociale. Non è semplicemente l'attività dell'urbanista, ovviamente. Questo Pierluigi Crosta, che è un mio maestro assoluto, me l'ha insegnato ed è tombale questa cosa per quanto mi riguarda. Infine, è vero che c'è tutta questa cosa dell'atteggiamento autoriflessivo, e questo sarà un problema mio, diciamo, perché forse per tanti altri non è un problema, però è un problema per me rilevante. Cioè, io sono convinto che assumere un atteggiamento autoriflessivo impatti un po' nel modo in cui tu fai le cose. È vero, non è vero, su questo non ho tempo di stare, però ci sto lavorando da tanto tempo. Che conseguenze ha tutta questa cosa per me? E ho finito. Mi induce, ed è vero che Franco ha perfettamente ragione, cioè io ho preso delle cose anche abbastanza standard, nel senso che non c'è niente di inventato in questo libro qua, tranne forse le cose sulla sospensione, perché sono quelle più stravaganti e mie, diciamo, proprio più eccentriche. Per il resto ho solo copiato. Però c'è un'intenzione, diciamo, di politica della ricerca. Cioè, questo libro è un libro che prova a dire dove deve andare, secondo me, la ricerca e anche un po' le pratiche, no? Nella loro interazione. Allora, faccio degli esempi di cose che a me piacerebbe che accadessero e chiudo. Primo, siamo stati per lunghi anni nella separazione fra una parte di urbanistica che ha fatto le politiche e il planning, per esempio ha fatto la planning theory, che spesso è insignificante, quella internazionale,
no? E c'è gente che si è messa a fare queste cose facendosi anche, posso essere un po' così, tipo tante pippe nella mente, occupandosi di cose che erano totalmente irrilevanti, totalmente irrilevanti. E dall'altra parte abbiamo avuto chi ha continuato a fare progettazione urbanistica, disegno urbano, eccetera, eccetera. Secondo me dobbiamo tornare a rimetterle insieme, per dire, un pochettino da noi si è provato a farlo negli anni, no? Io mi ricordo che a un certo punto Franco Infussi si è messo a fare un laboratorio con Paolo Fareri. Quella cosa lì era l'esemplificazione, perché erano due persone che venivano da culture diverse e hanno detto, ma vediamo cosa succede a fare le cose insieme. E io, dalla mia postazione anche un po' dirigenziale, di direttore di dipartimento, voglio questo. E ho provato a spingere in questa direzione, perché penso che sia necessario, per le cose che hanno detto loro, che lo spazio conta, che la conformazione spaziale è rilevante per le pratiche sociali e viceversa, che una dimensione di policy è però ineludibile, altrimenti non si capisce proprio niente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ritornare a far funzionare insieme una prospettiva di urban planning e di urban design, se vogliamo, detto proprio un po' speditivamente, per quello che c'è la parola urban design, perché mi sembrava catturare quel pezzettino lì. Secondo, ridefinire alcune alleanze. Noi abbiamo avuto tanti anni, specialmente nella nostra scuola, di rapporto privilegiato con le scienze sociali, va molto bene, io vengo da lì, vengo proprio da lì, però io penso che oggi ci sia anche altro. Per esempio, tutta la dimensione ecologica ci implica delle relazioni con delle discipline, delle scienze dure, con cui non sappiamo tipicamente trattare, ma che sono decisive, compresi i pezzi del mondo degli ingegneri con cui tipicamente non ci intendiamo proprio, no? Però penso che da lì passi una, diciamo, una politica delle alleanze disciplinari molto importanti su un fronte, e sull'altro l'architettura. Cioè, io penso che dobbiamo insieme fare un lavoro da urbanisti con gli architetti, con gli scienziati sociali, diciamo, già fatto. Forse bisogna ripensarlo un po' sto rapporto, compreso con voi geografi, ma già fatto. Dobbiamo riprendere il dialogo con l'architettura da una parte, sulla città, e dall'altra lavorare con le scienze dure, perché sui temi del cambiamento climatico, della resilienza, del rischio, se tu non parli con i geologi, con gli ingegneri del territorio, con gli ecologi, cioè sei out completamente. Quindi, nuovo sistema delle alleanze, seconda strategia di politica della ricerca. Terza strategia, io vengo dall'analisi delle politiche, è stupenda l'analisi delle politiche, nel senso che se non si capisce cosa sono i processi, bla bla bla, non si capisce niente, ma dobbiamo parlare di politica, cioè dobbiamo tornare a politicizzare l'urbanistica. Adesso non ho tempo per argomentare su questa cosa, meriterebbe una discussione molto lunga. Cioè, politiche sì, ma anche politica vuol dire comprendere come sono i meccanismi di potere che spesso l'analisi delle politiche ha teso a eludere, ma lo dico per me, perché ho fatto quello, no? Che li ha elusi. Allora, ripoliticizzare l'urbanistica vuol dire assumere che l'urbanistica sta dentro un campo di policy, è una policy, quindi va studiata come una policy, ma è anche dentro relazioni di natura politica. E ripoliticizzarla vuol dire comprendere in che modo, in che senso un piano urbanistico è una cosa molto semplice, il modo in cui una città dice dove vuole andare. I piani urbanistici sono molto importanti. Io li capisco poco, ma per quel poco che capisco che sono importanti. Tant'è che la gente ci litiga un bel po', e non è un caso. Se la gente litiga su qualcosa, c'è una ragione, perché lì passano interessi, passano anche immaginari, visioni del mondo, eccetera, eccetera. L'ultima cosa di strategia che io direi è stata un po' allusa, indicata all'inizio da parte di Francesca, cioè c'è un'istanza civile dentro il libro, non lo so, perché io su questo ho tantissimi dubbi, diciamo, tantissimi dubbi su come interpretare il ruolo civile. Però io credo che un pezzo di ragionamento, che per esempio sta tutto dentro questo ciclo, questi cicli della Casa della Cultura, io non so se sono d'accordo che la città sia un bene comune, bisognerebbe discutere molto sul concetto di bene comune. Vi richiamo un libro bellissimo di Giovanni Ferraro che si chiama La città nell'incertezza e la retorica del piano, uno dei più bei libri che siano mai stati scritti in urbanistica in Italia. Se non l'avete letto, buttate subito via questo, non compratelo, andate a comprare quello, che però non si trova più tanto, ma si può trovare. E lì lui discute il tema della città come bene comune, esattamente quello è il suo tema.
Ed è un tema molto importante. Città come bene comune vuol dire assumersi una certa responsabilità, perché appunto noi abbiamo a che vedere con qualcosa che ha una natura di questo tipo, che ha una natura pubblica, pubblica in senso lato. Allora, come interpretare il ruolo? Non lo so esattamente, però è vero che il libro spinge anche molto in questa direzione. E lo fa forse a partire da una cosa che ha un'istanza etica, cioè la percezione che l'urbanistica ha a che vedere con una serie di questioni di giustizia sociale, di ingiustizia sociale, di gente che sta bene, di gente che sta male, e che questo ci impegna molto. In questo torna anche il tema, della materialità, cioè la materialità che ritorna, neomaterialismo, tutte queste menate qua, ma la sostanza è quella, riportare l'urbanistica dentro il corpo vivo delle pietre e il corpo vivo delle persone. Perché spesso la deriva invece è stata quella di fare delle cose che nessuno capisce, se quando le capisce capisce che è una roba o di tecnici o di in cui si ruba, no? Cioè l'urbanistica ha una pessima, diciamo, pessima idea generale. Allora, ritornare a questo mi sembra anche un buon modo per dire che forse ha un senso quello che facciamo, che mi sembrerebbe una buona idea. Grazie. Grazie a tutti. Chiudiamo questa sera, direi che non c'è proprio più spazio per... lo so, Marco, ma io e te possiamo andare a bere qualcosa. Ci fermiamo qui volta. Un attimo fuori, Marco. Questa sera abbiamo sforato troppo. Grazie a tutti. Non ti arrabbiare, Marco.